Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Outlast 2. Ormai manca veramente poco alla fine, quindi raga, teniamoci pronti. Ma a me questo gioco sta facendo venire un po' qualche dubbio esistenziale dopo l'episodio di oggi, perché, cioè, improvvisamente inizia a piovere sangue, porco di quello stramaledetto cane. Che i tizi del luogo ci abbiano azzeccato con l'apocalisse? Buon divertimento, buona visione, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale, visitate la pagina di Facebook e noi ci vediamo fra un 10 miliardesimo di secondo, esatto, bravi, ormai avete imparato anche voi. Ciao! Ok ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo episodio di Outlast 2. Ci eravamo lasciati qua nella piscina degli orrori e adesso dobbiamo trovare una fottutissima uscita. Ah, mi sa che sono finito nel bagno delle donne, non so perché. Esistono gli assorbenti comunque, eh. Ecco, lo sapevo. Scusi, scusi, scusi. Facciamo una bella cosa, ecco. Ciao. Oh, porco cane. Porca di quella puttana, io da ammazzo quella bambina, l'ammazzo, giuro che l'ammazzo. Datemi un cazzo di lanciafiamme e le sparo tutto sulle gengive. Mi ha fatto venire il colpo della vita. Deficiente di guerra. È dall'inizio del gioco che mi fa sti jumpscare che corre. Sta arrivando, ma chi sta arrivando? Testa di coccodrillo. Via di qua, velocio, apri e apri. È chiuso a chiave. Vabbè, peccato, non importa, andremo di qua. Cosa cazzo? No, 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 di nuovo quel mostro, no, che due maroni. Guarda, bastardo, mi chiude tutte le porte con quella specie di coso, marcio. Cos'è? Cos'è successo? No! Madò, non per qualcosa, raga, ma io spero che di finirlo sto gioco il prima possibile perché non ce la faccio più, troppi infarti. Ecco. No, grazie, non ci entro lì. E invece ci devo entrare, ma porco cane. Ah, cos'è? Una postazione degli YouTubers più famosi di tutti qua. Abbiamo i più famosi, qua c'è FaVJ, qua abbiamo Mike Shoshua, qua abbiamo PewDiePie. E sono senza batterie. Cos'è la postazione dei mates questa? Porco cane. È il loro ufficio dove vengono a fare i video. Gli youtuber più famosi del tubo, appunto. Madonna, queste interferenze però che due maroni. Tanto lo so che mi sbuca davanti qualcuno barra qualcosa. Stiamo andando verso la luce, non è un buon segno, ma andare verso la luce. Qua c'è il terremoto, trema tutto, e non è un buon segno neanche qua. Porca! State zitta! Ma aiutami te piuttosto! Orco cane! Oh, ci sono batterie, c'è roba? No, ma c'è una scala. Io ne approfitterei, ciccio. E adesso, come per magia, torneremo alla normalità, presumo. Infatti, perché già lo scenario anche qua della scala è cambiato. Buongiorno. Ecco qua, infatti. Oramai lo so. Oramai ho imparato anch'io come funzionano gli allucinogeni di cui fa uso Blake. Le previsioni avevano dato pioggia, effettivamente. Sì. Già, tutto normale, quindi nulla di cui stupirsi. No, no, proprio tutto nella norma. Assolutamente. A saperlo mi portavo un ombrello. Facciamo così. Ah, giusto che deve filmare lui. Scusate, l'allergia. Cioè, ma cos'è davvero l'apocalisse? Allora, questi qua allora ci hanno azzeccato. No, non erano poi così matti. No, mi sta venendo i dubbi esistenziali adesso. Qua è chiuso? No, no, stava per aprire. Ah, è sbarrata. Vabbè. Piano, non mi fate i jumpscare adesso, eh. Già ci sono le croci rovesciate qua. Che bello. C'è una batteria, me la prendo. Vai di Duracell. Duracell è un corno perché non durano un cacchio. No, 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 fammi andare via, fammi andare via. Non so chi o cosa sta arrivando, ma me ne voglio andare. No, 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 no. Voi siete scemi, no, no. Ci sono tutti i ganci qua da macello, appunto, tipo non aprite quella porta. No, 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 no. Adesso arriva il Litterface. Ma voi siete scemi nella testa. Fotte sega, me la faccio di corsa. Me la faccio tutta di corsa. Lo sapevo! Porca di quella trota. Ci hanno uccisi. Sì, Ciccio, dimmi dove è la tipa incinta che la porto via. Perché qua mi sa che hanno davvero ragione col figlio dell'apocalisse. Sempre. E comunque. Ah, ok, devo andare di qua. Porco cane. Ok. E aridaie, che due maroni che siamo tornati qua sotto gli allucinogeni. Ok, via, 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 via. Aiuto, lo sbarruccichio, ma cieca. Di qua? Niente. Ok, allora, di qua? Perfetto. Ah, di nuovo nella stanza degli youtuber siamo, ok. Mi piacerebbe avere una postazione da youtuber così. Ecco, una camera così, tutta per me. Solo per fare i video.
Ah, ok, dopo 40 anni mi sono accorto. Sì, un po' meno interferenze però, grazie. Mi sono accorto che c'era il computerino di merda acceso. Va bene, facebookeggiamo un po'. No, no, voltati un cacchio, non mi volterò mai. No, 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 guarda. Quitta qui, no. Porco cane. Ciao. Ah, salve. Tutto qua? Ah, vabbè, non mi sono cacato neanche tanto sotto, dai. Ok, altro computer acceso. Ok. Siamo a posto? Oh, ok, computer posseduti dal demonio. Meraviglioso. Quando succede anche a me mentre sto registrando che mi impazzisce il computer e va a puttane la registrazione, anche io mi incacchio parecchio. Oh, si è aperta la porta. Oh, che bella questa porta aperta, quanto mi piace. Rimani così, eh. Io corro, vado, non so dove vado, non so perché ci vado. Ah, ok, devo andare sicuramente di qua. Ciao! Così si apre una porta, bravo! Spacca tutto! Oh, c'è scritto uscita grande come una casa. Che cacchio? Per chi se lo stesse domandando, che magari era buio e non si è visto bene, io sono andato dritto dritto verso l'uscita e mi è sbucato davanti quel cacchio di mostro, eccolo là. Ok, ha smesso di inseguirmi lo stronzo. E porco cane, che due balle. Ok. Io devo capire quel mostro con la lingua chilometrica chi cacchio è in realtà. Porco cane, che due maroni. Ok, questo episodio è inquietantissimo però, devo dire la verità. Io non mi aspettavo la pioggia di sangue qua. Cioè, ma questi qua avevano ragione allora, stavo davvero. Che puttana! Dicevo, questi qua avevano davvero ragione, sta veramente scoppiando l'apocalisse. Minchia, il passaggino di merda, programmatori, potevate farlo un po' più striminzito, 3 ore per trovarlo, porco cane. Ok, ho capito, me ne vado. Sa, dai, levatevi dalle palle, specie di Gollum, dai. Fotte sega, io scappo. No, di qua, ciccio, di qua, così, bravo. Ok, ce l'ho fatta. Dopo 20 minuti ho trovato il resto del sentiero, diciamo. Orco cane, cos'è? Sta crollando tutto qua, eh? Mi sa di sì. Ciao, come va? Minchia, quanto sei bello, ciccio. Mamma mia. Sempre più affascinanti. Ok, allora qua niente. Di qua? No? Di qua? Sì. Ok, di qua sì. Sto premendo, perché non interagisci? Oh, grazie. Sempre nei momenti meno adatti si bugga. Vai, salta nel vuoto, fotte sega. Ciccio, veramente, se sopravviviamo, poi basta con le caramelline, eh. Non so se mi spiego. Cioè, in questo episodio quante volte mi sei già passato dalla realtà all'illusione? Almeno 3-4 volte di seguito oramai. Ah, buongiorno. E siamo di nuovo in questa bellissima scuola satanica del cacchio. Ok, registra. Ciccio, l'hai inquadrato prima e non registravi. Che c'è? Che cos'è? Che è? Oddio. Zio, mi è quasi shottato, mi sei caduto sulla testa. Porco cane. Gesù non mi vuole qui. Cioè pure lui mi dice, Ciccio, che cacchio fai ancora qua? Sloggia? Ok, qua ho trovato dei numeri di telefono di tipe e delle bende. Qualcuno me lo sono segnato, ovviamente. Salve, buongiorno. Oh, salve, abbiamo di nuovo il nonno della Marini qua. Ammazza. Ciccio, te hai un'espressione proprio del tipo. Ciao, belle bambine, vieni qua che ti do tante caramelle. Così, uguale. Il boiume. Pagate le bollette, porco cane. Sì. Cioè, era un bug o cosa? C'era la porta aperta un secondo fa, si è chiusa proprio di scatto. Vabbè, lasciamo perdere i dettagli. Ammazza la faccia della libreria, cacchio di labirinto questo. Ah, fantastico, raga, c'è di nuovo la stessa ombra di prima. Sapete cosa significa? Ecco, eccolo, visto? L'ho chiamato, l'ho chiamato. Ma no, ma come? Ma cosa? Ma ce l'avevo dietro! Se n'è andato? Ah, oh, grazie a Dio. E non trovo più la strada. Mi sono perso nel labirinto della biblioteca. Perché lo stronzo di mostro slinguazzone mi ha fatto perdere il senso dell'orientamento. Ok, non ho idea di dove stiamo andando. Proviamo di qua. Vaffancupola. Fammi ricaricare. C'è tutta la stanza inclinata. Chi è che due coglioni che sei, bestia schifosa?
Guarda, io seguo te, Ciccia, poi non lo so. Ok, buongiorno. Aspetta un secondo, adesso io mi ricordo di sti tipi, ora che l'ho visto proprio a 2 cm dalla faccia. Raga, questi qua con la faccia così, che hanno queste specie di corna, chiamiamole così, erano quelli là che erano, diciamo, seguaci dell'altra tipa. Non mi ricordo più, quella là che all'inizio del gioco ci ha leccato la faccia, praticamente. Non mi ricordo come si chiama, perdonatemi, Val, mi sembra, Val. Non mi ricordo mai nella vita, scusatemi. Là. E là. Buongiorno! Credo sia il caso di levare le tende. Ok, vai, ficcati qua dentro e non fraintendere. Vai, alzati. Via, 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 via. Di qua, veloce, veloce. Qua c'è niente, no, fotte sega, andiamo. Corra, corra, corra. Oh porco cane, non mi cadere giù adesso, non mi cadere giù adesso perché ti stupro la famiglia. Porco cane, ce li ho attaccati alle chiappe, non mi danno tregua. Ecco, lo sapevo io. Buongiorno! Scusi se sono atterrato con la faccia proprio lì. Oh cazzo. Ah, chi l'avrebbe mai detto che eri stato tu, eh? Ma chi l'avrebbe mai detto? 100 euro che mi si chiude la porta davanti. No, strano. Oh, doveva andare così o... No, non doveva andare così. Cioè, mi è spawnato davanti. Raga, c'è uno che canticchia, stava per entrare nel cesso in cui mi ero nascosto io. Ma se li sta provando tutti, ma dai! Se n'è andato? Porco cacchio. Ma che due coglioni. Ah, che due maroni. Andiamo di qua? Proviamo ad andare di qua. Dove eravamo prima, che c'era lui. Ok, qua c'è una porta semi aperta. Apriamola. E come si è confuso sto qua, con tutti gli allucinogeni di cui si è fatto. Vorrei vedere che non è confuso. È così confuso da colpirsi da solo. Porca puttana, che mi ha fatto venire un infarto. Facciamo che me ne vado di qua e lei non mi ha visto, eh. Troppi infarti però, troppi. Ok, ce l'ho fatta uscire da questa crisi di scuola satanica per l'ennesima volta. Ciccio, basta allucinogeni, non ci voglio più tornare lì dentro, basta. E che due maroni. Ah, ok, no, perché già che a fare salti fai cacare, no? Ci manca ancora che non prendi la rincorsa. Ok, aggrappati tantissimo, bravissimo Ciccio. Ah, ok, porco cane. Raga, io direi che per oggi possiamo chiudere qua, perché veramente non ce la faccio più, porca miseria. Mi raccomando, sapete cosa fare, spolliciate, iscrivetevi al canale, visitate la pagina di Facebook. Ah, e noi ci rivediamo al prossimo video. Non ce la faccio più con questo gioco, speriamo che il prossimo video sia l'ultimo.